Raga, sono le 19 e 17 del 29/4/2020 e finalmente stasera nerfano il Dura Luce. Let's go! Guarda qui, 154 mega di purezza, guarda come si sta svuotando. Sì, levagli in culo, sì, levagli tutto, anche la gittata, i colpi rimbalzanti. Sì, in questi 154 mega intravedo l'evocatore e il suro. Sì, ma vabbè, non importa. Lo andiamo a provare, raga. Andiamolo a provare. Sì, ovviamente dopo la copia in corso, che su console, su Play 4, ci mette un pochino. Però, vabbè. 2 hours later. Sono le 20:15 ed è appena finito la copia in corso. Cioè, siamo nel 2001 o siamo nel 2020? Maledetta Sony. Cioè, dei tempi veramente assurdi per fare sta copia in corso, raga, immaginabile. Comunque, raga, sarà giusto un test per vedere un attimo com'è sta roba. Questo mi ha scopato in body, vabbè. Allora, in cosa consiste il nerf? Finalmente hanno nerfato sta carta vecchia. Hanno diminuito il danno che fanno i colpi rimbalzanti. Quindi non sarà più aumentato. Cioè, sarà aumentato, ma non così tanto. Hanno aumentato il rinculo dell'arma, ragazzi. Hanno tolto il fatto che avesse gittata infinita. Quindi adesso non ha più gittata infinita. Ovviamente trita sempre perché è il danno dell'automatico che permette di trittare sempre. Sarà giusto una partitina, raga, di testa. Non è che sto qua a perdere tempo col Duraluce, però appunto l'andiamo a provare insieme. Adesso ho droppato anche un bel depressione arida, non vedo l'ora di mostrarvelo. Ok, ce n'hanno tutti, let's go. Ah, che bella clip era! Rip. Aspettatevi ovviamente, ragazzi, video a raffica in questi giorni, perché sto preparando uno. Vabbè, non ve li spoilerò perché altrimenti poi non ci sarebbe più gusto. Allora, lì in fondo fa 25. Ovviamente prima faceva full danno, 26, già qualcosa. È sempre una macchina, ragazzi, di distruzione di massa, sembra per adesso. Sì, sembra ancora molto molto forte. Dov'è il nerf? Mamma mia, ok. Però ragazzi, cioè, mi sembra abbastanza uguale. Anche il rinculo è facilissimo da tenere. Rip. Per ora mi sembra molto molto simile, raga. Ce ne sono un sacco, ma soprattutto è pieno di super. Ok. Perfetto, distrutto. Il rinculo sinceramente me lo aspettavo un pochino diverso, raga. Invece fa veramente tanto tanto male. Questo? What the fuck? Mi sembra veramente forte uguale. Ma veramente tanto forte. E il danno di base, che dei 600 non va bene, che fa 26, raga, quello che è forte. Però adesso è un automatico normale in pratica. Allora, facciamo l'ultimo game e poi traiamo un attimo le conclusioni su sto robo, che a me sinceramente non sembra cambiato poi così tanto. Il rinculo si tiene benissimo, ma veramente tanto, ragazzi, il laser sto coso. Vabbè. Ok. I muratorix, let's go. Volevo un attimo, ragazzi, provare what? Volevo un attimo provare i rimbalzanti, ma rip. No, comunque è abbastanza ancora distruttiva, raga. Io non ho parole. Mi ha tolto tutto l'hype. Questo cosa fa? Apre lo spettro in mezzo alla mappa. Let's go per lui. Voglio capire un attimo com'è. Ma ragazzi, è ancora, cioè, devastante. Io non pensavo così tanto. Ok. E niente. Ma mi dà una mano? Se n'è andato. A posto, grazie. Fa 25, ragazzi. Ma ancora troppo distruttiva. Mi desti una mano? Non sarebbe manco così una merda la cosa. E niente, Erentil. Ok. Questo sta cambiando tutte le armi, ragazzi. Drang, Erentil, tutte le sto usando. Dov'è? Giusto. Ma sali? Sono nel 2020, raga, non sale. Ho detto, sono giusto le impressioni così a caldo, raga. A me sembra ancora molto molto forte. Blu. Non lo so, mi sembra veramente tanto troppo forte. Merda. Questo è un problema. Questo è un problema bello grande. No, l'hanno bloccato, mi sa. Let's go. Se entrando da qua possiamo farcene qualcuno, easy. Non è vero.
porto una sfiga a me stesso incredibile. Ok. Oh, guarda. C'è uno lì in mezzo alla nebbia, preso. Sto qua non si ci sta calcolando. Ho preso anche questo. Ho preso un'altra. Raga, è un laser. Io non l'avevo mai usata quasi in quick play, ragazzi. Fa veramente spavento come al solito. Cioè non gli è cambiato tanto. Boh, raga, non so che dirvi sinceramente. Mi aspettavo un nerf molto molto più pesante. In realtà è ancora molto molto forte, come avete visto. Io non vi rubo altro tempo perché Starma ha rotto le palle. Quindi ho fatto giusto due partite e va bene così. Quindi ragazzi, per concludere, boh, sono abbastanza contrariato. Speravo veramente fosse un nerf un pochino più massiccio. Così ragazzi, a caldo sembra non sia cambiato niente, a parte appunto il danno, la gittata, i rimbalzanti, vabbè, quando entrano i colpi rimbalzanti, altrimenti si vedrà nel 3v3 ragazzi, si vedrà nel 3v3 nelle trials, sicuramente ce li ritroveremo comunque tra le scatole, purtroppo ancora questa arma qua. Però ragazzi, io voglio fare con voi una challenge adesso, vi sfido, taggatemi su Instagram mentre lo fate il video e col telefono, in qualsiasi modo vi reposto raga. Lo cancello ragazzi, non li do, riutilizzerò mai più. Io spero che questo video vi sia piaciuto, taggatemi mentre lo cancellate ragazzi, e niente, ci becchiamo in un prossimo video, vabbè, si va di evocatore, GG, da Rewind, bella raga.